Interessanti novità in ciascuno dei tre marchi del gruppo Piaggio, a partire da Vespa, che oltre alla versione definitiva della Vespa elettrica ha svelato anche la X con range extender, dotata di motore per ricaricare le batterie che raddoppia l'autonomia, portandola a circa 200 km. La ricarica avviene attraverso la rete domestica e richiede 3 ore per arrivare all'80% e meno di 4 per coprire il 100%. L'anno scorso era un prototipo, la Vespa elettrica invece quest'anno si presenta nella sua veste definitiva, che vedrete sul mercato l'anno prossimo. È in compagnia di una sorella, la Vespa elettrica X, una Vespa che amplia ancora di più le possibilità e le potenzialità di questa nuova tecnologia. Vespa elettrica beneficia di tutto il rinnovamento fatto sulla gamma Primavera, che festeggia i suoi 50 anni. La versione full electric per la ricarica ha un filo che si può attaccare alla rete domestica e ha una ricarica del 100% in meno di 4 ore, ma già in 3 ore hai l'80% della ricarica. Lo stesso si dice per la versione con il range extender, che però grazie a questo piccolo motorino in teoria non ha bisogno della ricarica. Aprilia rinnova la gamma dei 125 con tuono, RS4, motard e fuoristrada, equipaggiate con i nuovi motori Euro 4. Se le piccole di casa si ispirano al mondo dei grandi, la Maxi RS V4 guarda al mondo delle corse e in particolare della MotoGP, da cui ereditata le alette aerodinamiche e un kit speciale che le regala 14 cavalli e la alleggerisce di 10 kg. Aprilia presenta la gamma dei 125 completamente rinnovata. La tuono è la RS4 per le più sportive e stradali e le regolarità e le motard. Sviluppata in collaborazione con il reparto corse, presentiamo questa versione speciale di RSV4, una versione che è dotata di un kit per il motore che innalza la potenza di una quindicina di cavalli, l'introduzione delle alette aerodinamiche derivate direttamente da quelle della MotoGP. Moto Guzzi sorprende tutti con la V85, che inaugura il filone delle classiche enduro anni 80, quelle motociclette semplici e robuste che facevano venire voglia di avventura. Si tratta di una piattaforma completamente nuova, il cui cardine è un motore inedito con più di 80 cavalli, intorno al quale ci sono telaio e ciclistica ad hoc. Arriverà già il prossimo anno e sarà la prima di una nuova gamma di medie firmate Guzzi. Con V85 inaugura il filone delle classiche enduro, quelle enduro che negli anni 80 avevano valori quali la robustezza, la semplicità e lo spirito di avventura. In realtà daranno inizio a una nuova gamma di Moto Guzzi. La vedrete sulle strade l'anno prossimo in una veste definitiva che è praticamente identica a quella esposta quest'anno. Novità anche fra le V7, mostra tre custom di serie realizzate attingendo componenti nel ricco catalogo di accessori a loro dedicato: la Modern Classic Milano, l'aggressiva Carbon e la grezza RAF. Portiamo tre nuove versioni: la Milano, una classica ma con dei tocchi di modernità; la Carbon con effetti in carbonio, le teste del motore verniciate di rosso, quindi molto aggressiva; e la RAF, qualcosa di un pochino più grezzo e un po' più da combattimento.